da un tecnico che doveva redigere questo piano del traffico. Devo premettere una cosa importante, che innanzitutto il piano, un piano di mobilità è obbligatorio soltanto per i comuni superiori a 50.000 abitanti, quindi diciamo il piano del traffico di Sala Consilina è uno strumento che è voluto da questa amministrazione, però non è obbligatorio e facoltativo. Queste cose sono state iniziate e sono state iniziate acquisendo innanzitutto al patrimonio del comune determinati immobili che allo Stato, pur essendo ancora eretti, dovranno essere abbattuti per modificare la viabilità e dare più spazio alla circolazione. Certamente a breve sarà non redatto il piano del traffico, ma inizieremo unitamente alla presentazione dello strumento urbanistico che a breve sarà approvato dal comune di Sala Consilina, parlo del piano urbanistico comunale, anche questo piano del traffico che non è nient'altro che una costola del piano regolatore. Quindi certamente le opposizioni fanno il loro gioco, quello di strumentalizzare e quello di cercare di mettere in ridicolo l'azione amministrativa, ma come in tutte le cose che questa opposizione fa, molto spesso si ritorcono nei loro confronti, anche perché determinate cose importanti a Sala sono state fatte sulla viabilità, come per esempio i parcheggi a pagamento. Oggi vediamo che questo servizio è a pieno regime e dà la possibilità ai cittadini di Sala di parcheggiarsi in tutte le zone e trovare la disponibilità dei posti. C'è un termine entro cui appunto verrà presentata questa proposta del PUC? Beh, il termine è l'anno prossimo, settembre del 2017, ma noi siamo addirittura d'arrivo, anche perché questo lavoro lo sta portando egregiamente avanti l'assessore Lombardi unitamente all'amministrazione, e stiamo cercando di perequare tutte le esigenze conformi alla legge nell'interesse dei cittadini.